Vittorio Feltri interviene sul caso dell'orsa. L'orsa KJ1 è stata localizzata e uccisa dal corpo forestale. In provincia di Trento. Feltri sta dalla parte dell'orsa e ce l'ha con più di una persona. Il giornalista bergamasco, direttore editoriale del giornale, ha parlato anche del suo passato raccontando un aneddoto curioso. Da giovane cronista sono stato mandato in Kenya per realizzare servizio sulla savana e sui leoni, racconta il giornalista. Un viaggio che feci con un'automobile blindata per evitare gli attacchi degli animali che legittimamente vivono nel loro habitat naturale, aggiunge il giornalista. Poi, tornando al presente, Feltri critica fortemente la scelta di ripopolare il Trentino di orsi. Noi invece siamo andati all'estero per comprare degli orsi con l'obiettivo di ripopolare il Trentino con questi splendidi animali che oggi sono giustamente diventati padroni del territorio. Feltri sembra iniziare a perdere la pazienza. La gente poi si stupisce se andando a passeggio nel bosco, dove appunto gli orsi si sono riprodotti, si ritrovano faccia a faccia con l'animale e di questo si lamentano. E poi la domanda beffarda, ma io mi domando che cosa vuoi vedere se vai nel bosco, gli elefanti? Non dobbiamo andare a rompergli le scatole, a stuzzicarli. E poi l'attacco durissimo di Feltri. Siete veramente dei cretini. Gli orsi sono padroni del bosco, lasciateli in pace e loro non faranno mai niente. Aggrediscono chiunque, anche se sei un ingegnere loro non ti chiedono il titolo di studio, non gliene frega un, ti saltano addosso e ti fanno a pezzi. Iscriviti e attiva la campanella.